Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi ho un mega haul per voi. Era da un po' che non ne facevo uno ed ho raccolto diverse cose. Alcune sono acquisti miei, altre invece sono le cosine che mi hanno inviato le aziende, quindi le ultime novità in fatto di trucco e bellezza. Quindi iniziamo subito, vi faccio vedere questa di Victoria's Secret. Sapete che sono appena tornata dalla Grecia e quindi in aeroporto quando vedo Victoria's Secret automaticamente io ci sono già dentro, una specie di teletrasporto assurdo che mi succede ogni volta, ma nell'aeroporto di Rodi ce n'erano ben due ed ho trovato, allora, a parte che voglio sempre comprare i completini di Victoria's Secret, ma purtroppo negli aeroporti io non riesco a capire perché, ma non ci sono i completini e quindi non ho preso biancheria, ma ho trovato questo splendido beauty case che in realtà ne contiene altri due, sono tre beauty case glitterati, anzi due sono glitterati. Voi lo sapete che a me piacciono un sacco le cosine glitterate e quindi quando ho visto questi tre beauty case sono impazzita letteralmente. C'è questo piccolino rosa, tutti e tre hanno la scrittina insomma Victoria's Secret, questo piccolino rosa, poi c'è questo che è un pochino più grande ed è argentato e poi c'è questo che è il più grande di tutti che è laccato nero con queste labbra rosa glitterate. Mi sono piaciuti subito un sacco e ho dovuto assolutamente prenderli, anche perché con i viaggi, con le varie borse che ho sempre bisogno di nuovi beauty case da mettere in borsa, da mettere in valigia. Poi mi è arrivato questo pacco da Too Faced, i pacchettini Too Faced. Quando arrivano io sono sempre come una bambina, sono là che spacchetto, anche perché cioè sono sempre bellissimi. E all'interno, ta-ta-da, c'era allora un'altra pochette, proprio per il fatto che io non devo mai rimanere senza un'altra pochette, come al solito pieno di coriandoli rosa molto carini, e c'è tutta la gamma dei nuovissimi correttori Born This Way. Se mi seguite da un po' sapete che vado matta per il fondotinta Born This Way e adesso hanno lanciato anche i correttori. Tra l'altro lo sto usando in questo periodo, che già me li avevano mandati prima, poi me li hanno rimandati, lo sto usando in questo periodo, amo questo correttore, non va nelle pieghe, è molto fluido, facilissimo da stendere e insomma sì, mi piace molto, vanno dalla tonalità dalla più chiara alla più scura, il che è molto positivo, perché siccome sono tipo di 4 o 5 tonalità addirittura adesso più scure della mia tonalità normale, insomma, che sapete che è bianco cadavere, e adesso posso usare anche correttori tipo un po' più scuri, tipo quello che va quasi a metà del range, cioè quindi insomma non voglio vantarmi, ma ecco, lo sto facendo e quindi sì, non sono bianco cadavere, ma ritornerò presto ad essere bianco cadavere, non avremo dubbi. Poi altre cosine che mi sono arrivate sono Makeup Forever. Sapete che ho un debole da sempre per questo brand e quindi sono molto eccitata delle cosine che mi hanno mandato, anche perché alcune le ho chieste io perché mi servivano per qualche video, poi vedrete. Allora, questo è il primo, che è latex, lattice credo si dica in italiano, e questo serve per i video con effetti speciali, per Halloween, quando ho fatto il video sugli zombie eccetera eccetera. Questo è un prodotto pro e quindi serve appunto per effetti speciali di questo genere. Poi mi hanno mandato il fondotinta HD, che è uno dei miei preferiti di sempre, lo sapete. Adesso non lo sto usando perché quello che ho è troppo chiaro per me. Adesso mi hanno mandato anche questa, è la tonalità che uso in inverno, quindi non posso usarla al momento perché è troppo chiara. Poi mi hanno mandato una, allora, la mia cipria preferita di sempre, che è la HD Makeup Forever, che è compatta. Sto usando anche quella in polvere, ma veramente svolazza dappertutto ed è un po' uno spreco praticamente, mentre quella compatta è molto più semplice da utilizzare e non va a finirvi su tutti i vestiti. Poi ho chiesto questa spugna, che è una cosa strana ed è fatta per fare l'effetto barba, avete presente? Quindi se una donna vuole truccarsi da uomo e fare l'effetto barba, ecco, può farlo con questo, il che, cioè l'ho presa, l'ho chiesta proprio perché avevo una mezza idea di fare un video trasformazione da me a uomo, quindi da donna a uomo. Adesso fatemi sapere, scrivetemi nei commenti se potrebbe piacervi una cosa del genere, perché non so cosa ne verrebbe fuori, ma è un po' anche una mia curiosità personale vedere come potrei essere in versione uomo, non lo so, scrivetemelo nei commenti davvero se vi interessa, perché lo farò. E questa spugnetta serve proprio a questo, a fare l'effetto barba che ricresce. E questo che mi hanno mandato invece è lo shampoo per le spugnette, cosa che mi sarà molto utile anche per la beauty blender, che ultimamente ha tipo dei pezzetti neri, non riesco a capire se ci stanno vivendo dei batteri o io non capisco, forse devo
cambiarla, ma non ce l'ho da tantissimo. Boh, comunque, questo è lo shampoo per le spugne. Poi mi hanno mandato, questa è una, non so se si vede, questa è una, ma ne ho altre tre che ho già usato, e questa è una base primer viso 50+, quindi con fattore protezione 50+, altissimo. Io lo uso non come base per il trucco, ma come crema protettiva sotto il sole. E poi altro, allora, mi hanno spedito il correttore full cover. Questo è un correttore molto molto coprente, questa è la colorazione numero 1, quindi non posso usarlo in questo momento, ma è uno dei miei correttori preferiti. E poi c'è questo, oltre al mio cappello, che ormai da quando li ho lunghi sono ovunque. Una cosa che mi mancava e non mi mancava del capello lungo è che li trovi ovunque. Quando li avevo corti praticamente non perdevo capelli. E questo invece è un graphic liner, che penso siano appena usciti, ed è un eyeliner a pennarello nero, semplicissimo. Voi sapete che io amo gli eyeliner a pennarello, uso solo quelli praticamente. E questo, peli di Denver che entrano, e questo è a pennarello, ha la punta molto molto sottile, molto rigida, quindi è del genere che preferisco, insomma sono i più semplici da applicare, oltre che è del genere che preferisco, in realtà sono facili da stendere, ecco per questo che mi piacciono. E poi ultima cosa, ma è la più eccitante veramente, è la 12 Flash Color Case. Ha dei colori che sono pazzeschi. Se avete presente gli ombretti in crema Makeup Forever, ecco, questa li contiene praticamente tutti. Sono i migliori ombretti in crema in commercio praticamente, perché meglio di questo veramente non c'è. E alcuni sono metallici, questi due, e gli altri invece sono opachi. Questa è una palette che io sogno da sempre, tipo da prima di iniziare a fare video su YouTube, quindi sono molto 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 felice di averla ricevuta. Da Collistar ho ricevuto un pacchetto, anzi da Collistar e Glamour ho ricevuto un pacchetto veramente fantastico, cioè è tipo uno dei pacchetti più belli che io abbia mai ricevuto, e ci sono davvero rimasta. Vi ho messo anche la foto su Instagram e forse anche su Snapchat. Se non mi seguite ancora su Snapchat, seguitemi, mi trovate come Nicole Fussell, magari ve lo scriverò qui, perché sono sempre molto molto attiva, quindi sapete di più, faccio tipo dei mini vlog della mia giornata. Ritornando a questo pacco, voi non potete sentirlo purtroppo, ma un profumo di rose, questo pacchetto che è la fine del mondo, e all'interno c'è una coroncina di rose. Avete presente quei cerchietti che si mettono in testa? Eccolo qua, con tutte queste roselline, è bellissima per l'estate, cioè è una figata. Poi ci sono, allora, un sacco di petali di rosa profumati, bellissimi, che piace sempre molto. Cioè, quando ricevo questi pacchettini così speciali con tutte queste cosine, sono là tipo una bambina, oddio che figo, che figo. Non mi abituerò mai, ma questo credo che sia una cosa positiva. Poi ci sono due candeline, ecco, siano profumate. Sì, ci sono due candeline profumate a forma di cuore, bellissime, una è rosa e l'altra è bianca. Poi c'è un block note, anzi una busta per scrivere messaggi d'amore, immagino una busta rosa con questa matita glitterata rosa che è fichissima, è tipo la mia matita preferita subito appena vista. E poi c'è, allora, c'è questa figata che è, avete presente le bolle di sapone? Ecco, questo è un coso che fa le bolle di sapone, e io è dai tempi di quando, cioè è da quando avevo tipo 8 anni che non faccio le bolle di sapone, quindi adesso lo farò con voi in diretta. Evviva, che figata! Riuscite a vederle? Spero che riusciate a vederle. Fichissimo, e funziona, e sono ancora brava a farle, tra l'altro. Non bisogna mai perdere il bambino che è in noi, veramente, altrimenti la vita è una noia mortale. Poi, altre cose che ci sono. Allora, quest'altro sono tipo dei fogliettini, tipo dei post-it con a forma di cuoricino. E poi ci sono, questa è la figata più pazzesca, due lecca-lecca che io vi giuro non ho capito se sono commestibili o se sono soltanto tipo dei soprammobili. Proviamo. Sono commestibili, anche buoni. E poi un sacchetto con tante tante caramelline colorate, sono tipo dei zuccherini, anche queste ovviamente ce n'era di più ma le ho già mangiate. Poi mi è arrivato un altro pacchetto da Gerard Cosmetics, che è un brand americano e non è molto molto conosciuto da noi. Mi hanno mandato anche una bustina con la scritta Nicole, che carini, però hanno dei rossetti fantastici opachi, io uso sempre il rossetto nude, e questo pacco è pieno pieno di prodotti labbra, proprio perché a me fanno impazzire. Allora, c'è un rossetto che è, si chiama Sangria, ed è di questo marrone molto molto scuro, pazzesco. Altri due rossetti sempre della stessa linea, uno è una specie di taupe, un color taupe, e l'altro invece è un rosa antico, credo. Poi un altro pacchetto all'interno del pacchetto con, allora, tre
sono matite labbra. Tutti e tre sono di tonalità neutre, color carne, ma uno è un po' più chiaro e l'altro un po' più scuro. Altri invece sono tutti rossetti liquidi ma opachi. Allora no, 4 sono opachi, 2 sono invece lucidi. Tutti sono su tonalità nude, molto molto neutre, che sono alla fine quelle che io prediligo. Altra cosina che mi è arrivata da Too Faced, anche questa l'avete vista su Instagram se mi seguite, perché ho postato la fotina, proprio perché quando mi arrivano questi pacchetti, cioè, sono tutta emozionata, quindi devo assolutamente condividere tutto con voi. E questo pacchetto, a parte che il pacchetto è bellissimo ed è stra pieno di dei nuovissimi eyeliner a pennarello, che sono appunto, grazie al cielo, quelli che prediligo, quindi mi voglio divertire molto con tutte queste colorazioni. E qui tra l'altro c'è, proprio perché Too Faced è il fondatore, io l'ho conosciuto, Jared, è troppa roba, diciamo, Trieste, quindi è troppo forte, quindi mi ha spedito anche tutto questo album con dei disegni da colorare, quindi una cosa fichissima veramente. Cioè, oggi sto tornando bambina tra le bolle di sapone e l'album da colorare, veramente, cioè, figata, mi sto divertendo un sacco. Poi mi è arrivato un pacchettino Kiko e ci sono queste cosine e una pochette molto molto carina. Era fatta tipo in similpelle con questa cinghietta argentata ed è secondo me si può usare sia come pochette che come beauty case per i trucchi. E dentro c'era un illuminante, tra l'altro con un packaging molto molto carino e nuovo che non avevo ancora visto, ed è un illuminante bicolor con appunto un colore un po' più scuro, un po' più chiaro. Poi c'è un mascara nero, anche questo con un packaging nuovo di questa collezione, e mi piace perché ha lo scovolino molto piccolo. Voi sapete, io ho l'extension, quindi stendo il mascara solo sotto e ho bisogno sempre di scovolini molto piccoli e discreti, altrimenti macchio tutto, divento un panda. E poi un'altra cosa che c'è è un rossetto, questa collezione di questo viola scuro, credo sia un colore abbastanza autunnale, quindi questo aspetteremo un po' prima di indossarlo. E poi voi lo sapete che io lascio sempre i pezzi grossi alla fine dei miei video haul. Qui ci sono, ma non sono solo questi, qui ci sono due pacchetti Louis Vuitton, perché ho fatto shopping anche da Louis Vuitton, stavolta online, quindi mi hanno spedito direttamente dal sito ufficiale a casa queste due cosine. La prima vediamo un po' qual è, e vi dico solo che ho ricevuto queste cosine mentre ero in Grecia e quando sono tornata ho resistito ad indossarle perché volevo assolutamente prima farle vedere a voi nuove dalla scatola, così come erano. Quindi la prima cosa sono questi orecchini con la V, che sono per dire, sono della stessa collezione di quelli che ho già Louis Vuitton con la V grande, se avete presente, ma questi sono piccoli 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 e poi hanno un gancetto, un ciondolino rotondo e poi un altro pendente, e li ho presi proprio perché mi sono innamorata, cioè gli orecchini che preferisco sono dorati e pendenti, e quindi, e Louis Vuitton ho sempre sempre orecchini che mi stanno bene, quindi appena li ho visti sono impazzita e li ho presi subito. Secondo pacchetto, perché appunto ho preso due cosine da Louis Vuitton, e vediamo subito che cosa c'è. Anche questo vi anticipo che è un gioiello in quest'altra bustina, l'altra era marrone, questa è beige. Amo il packaging Louis Vuitton, forse perché il mio primo grande acquisto è stato una borsa Louis Vuitton, quindi ci sono molto affezionata. Ed ho preso questo bracciale che è uno, un semplice, cioè un il bracciale monogram con appunto la stampa, quella classica che ho anche sul mio bauletto, sulla mia Speedy Louis Vuitton, con questa chiusura a lucchetto, si apre così di lato. Ci ho messo tipo 26 minuti prima di capire come si apriva questo braccialetto, ma poi ci sono arrivata, stavo, vi giuro, per guardare su Google, poi ci sono arrivata e mi è piaciuto subito subito questo bracciale. Era da un po' che volevo prenderlo, quindi finalmente mi sono decisa e sì, mi piace un sacco. Ultimo grande acquisto, ultimo ma non per importanza, è il mio nuovissimo acquisto Fendi. Se mi seguite, appunto, dico sempre la stessa cosa, ma se mi seguite su Instagram, su Snapchat eccetera, già sapete di che cosa si tratta, perché voi avete l'occhio di falco, quindi qualsiasi roba nuova, ah, hai preso questo che è nuovo, e quindi vi faccio subito vedere. Se mi conoscete sapete che naturalmente è una borsa, anche se ho la passione anche per le scarpe, la mia passione si sta un pochino ampliando, ma quella per le borse rimane sempre gigantesca. Ed è una nuovissima Fendi, non so come si chiama il modello, ma è appena uscita perché è della collezione autunno-inverno ed ha sia la tracolla, che non si può togliere, è proprio fissa,
sia la tracolla che appunto i manici, naturalmente, cioè le mie descrizioni sono veramente penose, però io le porto sia così a braccio che con la tracolla e mi ci trovo molto molto bene, è grande quanto basta, l'ho portata anche con me in Grecia, è bellissima e fa compagnia all'altra Fendi che è fatta tipo Monster, è di un'altra collezione, insomma con gli occhi e con quel mostriciato, il pelosetto, insomma la conoscete. Quindi ragazzi e ragazze, questo è... non ci sta, ok, questo per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, in tanti mi avete chiesto un nuovo video haul, quindi eccolo qua, proprio Nicole Style, quindi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!